Sono Daniela Oberto e sono la cofondatrice dello studio olistico Metanoia e oggi sono qui per raccontarvi un po' delle costellazioni sistemiche in una metodica individuale che ho messo appunto io. Lo studio olistico Metanoia è stato fondato qualche anno fa e siamo un team di professionisti che si occupa di relazioni, di welfare aziendale, di educazione alimentare, peso forma e anche di tutto quello che possono essere malesseri in modo più generico. Le costellazioni sistemiche invece sono una tecnica messa a punto da uno psicoterapeuta tedesco che si chiama Bert Hellinger, il quale attraverso molteplici studi è riuscito a comprendere un po' le leggi che governano i sistemi, dal sistema famiglia a un sistema nell'ambito lavorativo. A cosa ci possono essere utili le costellazioni sistemiche? A volte noi abbiamo una visione della realtà che è un po' distorta, una percezione che non è quella reale, oppure abbiamo un po' delle aspettative, no? Ci siamo posti delle aspettative e pensiamo, siamo convinti che la realtà possa essere quella. Invece, all'interno appunto di un sistema o familiare o di altro genere, laddove possiamo sentire di non stare propriamente bene, la realtà può essere anche molto diversa rispetto a quella che noi la percepiamo. È chiaro che andiamo contemporaneamente, quindi nello stesso incontro, nella stessa seduta, a mettere in riequilibrio ciò che non è in equilibrio. Faccio un esempio: tra un padre, un genitore e un figlio. A volte dei genitori, senza volerlo, ovviamente inconsapevolmente, caricano un figlio di responsabilità, di cui un figlio non è in grado di prendersene. In questo caso possiamo andare proprio a riportare il riequilibrio, nel senso di riportare il genitore ad esprimersi come genitore e il figlio a poter fare il figlio, quindi in modo più rilassato, semplicemente ricevere quello che il genitore è in grado di donare, piuttosto che con gratitudine ringraziarlo, ovviamente senza giudicarlo. Noi avremo bisogno di poter vivere la nostra vita per quello che siamo noi. E invece ci portiamo dietro qualcosa di qualcun altro. Anche lì è possibile risistemare le cose. Quello che voglio presentare attraverso questo video è una metodica sessione individuale ed è, a mio avviso, una possibilità che una persona può darsi di risolvere qualcosa che genera dolore, sofferenza, insomma fastidio. Non la fa star bene, in un ambiente anche molto intimo, mediamente 2 ore di tempo dedicate a questa persona, laddove viene proprio accolta con me la massima benevolenza in tutti i sensi. C'è una possibilità, dal momento che io sono interamente dedicata a questa persona, di poter andare anche molto a fondo della cosa, della questione, di poter veramente comprendere laddove c'è bisogno di attuare un cambiamento, laddove c'è bisogno di andare a riequilibrare qualcosa affinché la persona possa stare meglio, affinché possa liberarsi di un qualcosa di cui è stata caricata, che le sta pesando o le sta impedendo di vivere la propria vita. Solitamente sono veramente molto efficaci, come dicevo, e le persone da subito ne traggono dei benefici enormi. Già mentre procediamo con la messa in scena, si dice, della costellazione, la persona inizia già proprio a percepire dei benefici in termini di, ripeto, liberarsi di cose che la fanno stare male, quindi è un riacquisire maggiore vitalità, maggiore energia, maggiore benessere. Solitamente io uso dei fogli di carta A4 e su ogni foglio faccio scrivere il riferimento alla figura da mettere in scena. Per figura intendo o un familiare o addirittura delle parti che compongono la persona, che possono essere il corpo fisico, il cuore, il sistema nervoso, oppure nell'ambito lavorativo dei colleghi o delle situazioni o dei responsabili. E poi le faccio proprio disporre sul pavimento come se fossero delle persone. Salgo io su ogni foglio e do io dei rimandi in base a quello che percepisco nel rappresentare questa figura messa in scena, e questo fa partire un dialogare con la persona stessa che viene messa in scena anche lei, quindi viene subito messa nella rappresentazione di questa costellazione. E quindi io inizio a dare i rimandi e la persona inizia a percepire quello che io dico, a sua volta mi rimanda quello che sente lei, e via via procediamo appunto andando ad individuare i punti laddove c'è bisogno di mettere mano e che cosa fare per rimettere a posto questa situazione. Può essere anche che, avendo io anche competenze come counselor con indirizzo psicosintetico, oppure mi occupo anche di somatic experiencing, utilizzo anche la pittura spontanea come tecnica proprio da abbinare a volte al counseling, eccetera, può essere che utilizzi anche queste tecniche
all'interno della messa in scena della costellazione, laddove ritengo che ci sia bisogno di un ulteriore strumento che possa rafforzare e quindi dare maggiori benefici. Che stiamo facendo attualmente? Lo studio olistico Metanoia ha la sede a Parella, vicino a Ivrea. Io però opero anche su Torino e provincia e su Milano. Per un appuntamento mi potete chiamare consultando il sito www.metanoia.it. Vi invito a sperimentare questa metodica perché può darvi veramente un grande aiuto a vivere la vita in maggiore serenità, in maggiore libertà e indubbiamente in un incredibile incremento di benessere, non solo per voi ma proprio anche per tutto il sistema in cui siete inseriti. Quindi se ci sono delle cose non risolte con la vostra famiglia d'origine, possono poi risolversi anche delle cose all'interno della vostra famiglia che vi siete ricreati, con i vostri figli, con il vostro partner, nell'ambito lavorativo. In qualsiasi ambito abbiate delle difficoltà o percepiate dei malesseri, questa metodica può essere veramente molto utile.